Volete cimentarvi nel paesaggio invernale ad acquerello? Proverò ad illustrarvi il modo con cui questa tecnica sfumata ed evanescente può essere impiegata per rappresentare la luce, l'atmosfera, ma anche la consistenza dei volumi. Darò qualche cenno anche sui materiali e gli accorgimenti specifici di questo procedimento pittorico. A cominciare dal disegno, da tracciare a matita su carta di almeno 300 grammi. Le ombre sulla neve in genere imitano il cielo. Per questi colori propongo solitamente il blu oltremare. Invece, il blu di Prussia potrebbe richiedere un po' di magenta per ottenere quel carattere violetto tipico dell'alta montagna. Anche senza conoscere il disegno geometrico, tutti noi abbiamo notato come una superficie si restringa progressivamente quanto più ci spostiamo di lato. Ma trovandoci in basso, gli spioventi appaiono diseguali. Gli angoli cambiano. Sono gli effetti della prospettiva. Dobbiamo sfruttarli per evitare un disegno goffo o precario. Per le seguenti campiture omogenee propongo una stesura a caduta, appoggiando cioè la goccia alla pennellata precedente prima che questa si asciughi.
aspetteremo l'asciugatura di ogni passaggio prima di introdurre le sovrapposizioni. È il cosiddetto procedimento bagnato su secco ed è il modo più semplice per avere il controllo delle gradazioni chiaroscurali. Dipingendo un paesaggio con edifici, occorre leggere i volumi principali e farsi un'idea almeno intuitiva della fuga prospettica, di come la successione dei piani crea i volumi e lo spazio. Occorre avere tutta intera, negli occhi e nella mente, la scena da rappresentare. Su fondo asciutto introduciamo l'ultimo passaggio che ci permette di ottenere le massime ombre.